Unica Radio, una realtà giovanile nell'ambito dell'informazione locale. Adesso è anche una radio itinerante. Da dove è nata l'idea di questo progetto? Il progetto nasce dall'idea che la radio sta cambiando. La radio oggi non è più uno studio, ma in realtà la radio si può fare ovunque, grazie ai mezzi tecnologici, quelli ad esempio i cellulari, quindi non aveva più senso stare all'interno di uno studio. Per questo abbiamo creato la possibilità di poterci muovere attraverso una regia, uno studio mobile. Questa è appunto una delle realtà. Quali sono gli eventi che seguirete nei prossimi giorni? Allora, noi abbiamo iniziato, il primo evento che abbiamo seguito, parto un po' dalla storia perché non è che abbiamo fatto tantissimi eventi, abbiamo fatto il 27 di settembre l'inaugurazione con la Notte dei Ricercatori, e poi a seguire abbiamo seguito Connessione 19 per poi arrivare in questi giorni a Cosmomed a Lazzaretto, un evento dedicato alle migrazioni curato appunto dall'Università di Cagliari. Ci può raccontare qualche aneddoto sulla costruzione, sull'adattamento di questo van? Allora, noi abbiamo iniziato a lavorare all'università nel vecchio reparto di radiologia. Da lì ha molta affinità con questo mezzo, anche questo qui era un mezzo medico, nel senso che forse era utilizzato anche per fare delle visite di tipo radiologico. Comunque no, non è stato difficile allestirlo, è servito un po' di tempo, nel senso che lo abbiamo dovuto adattare alle esigenze che erano appunto quelle della radio, insonorizzarlo e al contempo creare degli spazi che fossero abitabili e confortevoli per poter svolgere questa attività. Giovani che fanno informazione per i giovani, quanto è importante questo per voi? Quanto è difficile anche? Allora, credo che sia abbastanza importante perché utilizzare il loro linguaggio e gli strumenti, soprattutto dei consigli da giovane a giovane, penso sia molto più semplice rispetto a farlo da un adulto. Nel senso che se un adulto deve in qualche modo dare dei suggerimenti a uno più piccolo d'età, in qualche modo creerebbe sempre questo rapporto di insegnante o comunque di genitore. Invece farlo da amici, forse come una sorta di stesso livello, quindi da pari, sicuramente è più diretto e immediato.